Buongiorno carissime ragazzi, allora oggi siamo a sabato finalmente. Sabato e sono, ve lo dico subito. Sì, vuoi dare un saluto? Aspettate, vi faccio vedere Nathan. Dai, stavi salutando. Nathan, cucciolotto. Allora, ragazzi, sto dicendo che sono le 2:30. Noi già siamo pronti, ci siamo fatti tutti una bella doccia e ci siamo vestiti. Stiamo aspettando sempre mio marito, come ogni sabato. E oggi andiamo a farci un bel giro al parco di Monza, che è molto grande. Ci saranno street food lì, quindi non so, tipo bancarelle, comunque cibo di strada, queste cose così. Andiamo a vedere, ci facciamo un bel giro lì, è tanto che non andiamo. E niente, spero tanto che non ci sia caldo comunque, però tanto comunque nel pomeriggio dovrebbe diminuire. Che cos'era? C'è un moschino. E niente ragazze, quindi basta, semplicemente faremo questo, vi porto in giro con me perché so che tante di voi preferite i vlog dove vi porto in giro perché vi svagate un pochettino con la mente, io lo faccio con gioia. Parlavo questo con una carissima amica che ci siamo conosciuti qua su YouTube, che mi segue, e parlavamo un po' di questa situazione. Lei si chiama Anna, quindi mamma, ti saluto. Anna, dimmi amore. Mamma. Sì, vuoi uscire? Lo so. E tu le prendi le scarpette? Va bene, vale a prendere, va a prendere le scarpe. Quindi ti saluto Anna, parlavamo appunto che c'è chi ama un po' i video pulizie, chi ama un po' i video ricette, chi ama un po' quei vlog appunto dove si esce, si compra qualcosa e così via. Io cerco di raggruppare tutte cose anche perché la mia vita si tratta di questo, nel senso vita quotidiana, quindi sia di pulizie, sia appunto di cose giornaliere tra andare a fare la spesa, tra uscire, far svagare i bimbi, un po' di tutto. Trovate! Nathan, è contento che ho trovato le scarpe. Comunque ragazze, chiudendo qui, bravo! È contento che ho trovato le scarpe. Aspettate ragazze, io comincio a sentire caldo e c'è questo pulcino che non mi ha... Che c'è amore? Mamma. Sì amore, vi volevo far vedere come mi sono vestita oggi, chiara, stavolta non sono vestita di nero, vediamo se riesco. Ho messo una camicetta semplice, molto leggera, anche se sotto ho messo una canotta, e il pantalone verde leggero leggero, però io sento caldo lo stesso. Ve l'ho voluto far vedere perché ogni volta mi vedete vestita di nero, però vi voglio far vedere che sono capace anche io di vestirmi di colori chiari. Basta ragazze, non parlo più, vado a sbrigare, a sistemare le ultime cose e così poi scendo. Allora, eccoci qui. Allora, vi volevo fare vedere la medaglia di Christel. È stata bravissima perché ha fatto il suo saggio, appunto, di danza. È stato bello, l'abbiamo fatto ieri. Io ho fatto delle riprese, però ragazze non posso farvelo vedere perché ci sono altri bimbi e quindi non posso mettere su YouTube. Però è stata bravissima, brava, brava, brava. Comunque stiamo andando qui in questo parco, che vi farò vedere. È abbastanza grande. Ci raggiungeranno anche i nostri amici. Basta, vediamo un po' come si svolgerà la serata. Allora, c'è tanto caldo. Però sono le 16:15. Quindi tra un pochettino penso che finirà il... cioè... si dovrebbe rinfrescare, lo spero, né, Christel? Sì, eccomi. Va bene ragazzi, a dopo. Bello. Guardate chi c'è. Hai qualcosa da dire? Non ci... Volevo dire una cosa, qui che c'è mio marito, che lo sto convincendo. Gli ho proposto di scambiare la giornata. E quindi lui farà quello che faccio io ogni mattina. Che ne pensi? Ha deciso soltanto lei, okay. Senza il mio consenso. Va bene, quindi vedrete questo video a sorpresa, perché io sono sicura che riuscirò a convincerlo. Voi cosa ne pensate? Quindi vi stavo dicendo che se ci riesco farò un video dove ci sarà soltanto mio marito che pulisce casa. Che ne pensi? No.
In queste vesti non li vedo. Io penso che ci riuscirò, quindi vi aspetto nei commenti, ditemi se volete vedere. Ah, facciamo una scommessa allora. Tutto dipenderà da loro. Se abbiamo la maggioranza che tutti dicono sì, vogliamo vedere il maestro Mario in vesti di sua moglie, però gli faccio fare qualcosina. Va bene, lo facciamo, facciamo 2000 adesioni, 2000 sì. Like. Che bravo. Allora lo faccio. No, preferisco più iscrizioni comunque. No, vero, a parte gli scherzi. Christelle, mi ero persa mia figlia. Dai, vediamo cosa dite voi, se c'è tanta maggioranza. Accetto la sfida. Accetta la sfida, l'avete sentito? Io vi faccio un video dove pulirà soltanto mio marito. Dove soltanto pulisce mio marito. Cioè, raga, lo mettiamo alla prova. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to... Allora ragazzi, appena tornato, ho fatto un po' di spesa per cose che mi servono appunto per domani. Cose che mi servivano pure per oggi, ve la faccio vedere in modalità veloce. Prima vi faccio vedere quelle del Carrefour, che sono due cosine, poi il resto l'ho preso da Lidl. Ragazzi, al Carrefour ho preso i germogli, che a me piacciono tanto con le insalate. Ho preso questo milk che si chiama tipo è la crema dessert, quella del tipo proteina, ecco, al cioccolato. L'ho presa per domani, quando voglio fare lo spuntino magari mi mangerò questo, per non essere tentata da altro. E ho preso queste patatine, poi ho preso latte intero, questo della Parmalat, e due di omogenizzati. Invece ho preso alla Lidl due di buste di insalata, questa della Mix Orientale Rucola. Questi biscottini al cioccolato, questi sono i sandali di Nathan che vi faccio vedere, un pacco di salviettine, una di insalatina così che mi porterò pure lì, qui c'è una birra, ma ne ho i miei amati datterini, mozzarella, poi ho preso lo yogurt greco, questo proprio bianco, ma ho preso anche il cacao amaro che poi vi faccio vedere da mettere qui, il testa tè, il pane alla segale, delle banane, un po' di cocco che mi porterò anche lì, gli asparagi, questi ce l'hanno omaggiati, questa è insalata che farò fuori oggi, un po' di bresaola, le zucchine bianche, e poi queste teglie che mi viene più facile, e questi cioccolatini che già qualcuno si è mangiato. Ci hanno omaggiati anche la camomilla, poi ho preso il nostro caffè, questo blu che a noi piace tantissimo, della carta igienica, poi del crudo, anzi veramente lo speck che lo metterò sulla pizza, sì amore lascialo qui, scusate, e poi ho preso questo qui, veramente non l'ho mai preso, siccome oggi devo cucinare velocemente perché non ho tempo, devo fare un sacco di cose, tra l'altro devo fare pure l'impasto perché vogliono la pizza, e io mangerò questo qui oggi con zucchine e carote, non so come sarà, vabbè, ormai è andata. Poi dicevo che ho preso il cacao amaro da mettere nello yogurt greco per dargli, diciamo, quel gusto in più. Il pambuoletto, che qui viene fatto fuori tutti i giorni, ancora di queste birre, che è il pelato che mi servirà. Sì, amore mio, ecco, Nata ci fa vedere questa che ha preso mio marito in più. E basta ragazzi, con la mia solita bobina che non deve mancare, del vino, sì
sì, amore mio. Non ho preso questi sandaletti, più che altro per il mare, per posti appunto, dato che stiamo andando a Gardaland, cercavo una scarpetta. Questa è della Chicco. Sì. Mi serviva un qualcosa perché lì ci sono schizzi d'acqua, ho paura che si rovinavano le scarpe, quindi ho preso queste, convincendolo a metterle, perché ragazze piange che non si vuole mettere le scarpe. Comunque è così, mi sembra molto resistente, perché noi capita che appunto andiamo al lago, andiamo alle Olandie, questi posti, almeno ha una scarpetta. È tutto sporco perché si è mangiata la banana. Nathan, che hai fatto? Che hai mangiato? No? Non hai mangiato? Come no? Ragazze, non potete capire, mamma, per provarsi queste scarpe, l'ho fatto in modalità veloce anche già l'altra volta, l'ho provato, i pianti, ma i pianti, non so perché non si vuole staccare dai suoi tennis, però bisogna, infatti, questa è appunto come seconda scarpa, più che altro come vi ho detto in questi posti così, però devo prendere ancora il suo sandalo, ma quello mi serve che lui si convince, magari con queste qua si convincerà, e poi posso andare a provare quelle appunto per uscire tutti i giorni. Scusate la mia faccia, ma stamattina mi sono truccata proprio a meno peggio, perché credetemi, ho tanto da fare. Non vi faccio vedere la casa, intanto ve la faccio dei libri vedere là, perché ormai mio figlio si sta prendendo l'abitudine di buttare i libri, e come al solito tutto strapieno. Ma noi donne non molliamo, quindi ora lo faccio addormentare e poi penso a tutto, anche perché devo fare l'impasto. Tempo, finalmente mi è arrivato, il corriere di una collaborazione. Mi hanno fatto scegliere delle cosine troppo carine che vi faccio vedere, che vi avevo detto anche che volevo qualcosa, acquistare qualcosa di natalizio. Voi sapete che io sono pazza del Natale, per me sarebbe Natale ogni anno, cioè scusate, tutto l'anno volevo dire. Comunque vi faccio vedere cosa ho scelto da questa azienda, veramente ragazze. Quindi questa azienda si chiama Craft Day New, io ve la scrivo qui sotto, e mi è appena arrivato. Ho scelto delle cosine veramente troppo troppo carine, che ho scelto simili, cioè nel senso che l'ho scelto per Crystal e per me, perché mi sembra una cosa carina. Allora, intanto questa azienda ha tantissime cose, sia dal ricamo, sia da questi diamantini che vengono applicati, che vi faccio vedere adesso che cos'è, da cose natalizie, foto, e delle borsettine. Poi c'ha delle borse, tipo queste in stoffa. Invece io vi faccio vedere cosa ho scelto. Ho scelto due borsettine, una per me e una per Crystal. Allora, per me ho scelto questa qui bianca, l'apro così vi faccio vedere. L'ho scelta bianca perché l'ho pensata appunto in estate, magari quando si va a mare. Allora, la borsettina è così, come vedete qui c'è un adesivo che noi andremo a togliere, perché qui vanno applicati dei piccoli diamantini che poi vi faccio vedere. Qui appunto abbiamo la cerniera e qui possiamo mettere la catenina. Questo è carino comunque quando quotidianamente magari si esce, vogliamo vestirci più appunto estive, più leggere. E io poi per adesso sto amando tantissimo le borsettine piccole, e quindi dentro troviamo tutto l'occorrente. Troviamo la catenellina con il suo cosino per decorare. Invece questa ci servirà per applicare i diamantini, vi lascio anche qui la foto, i diamantini che sarebbero, scusate, questi qua. Io già ho fatto una cosa del genere con Crystal e mi sono divertita tantissimo, sarebbero applicati qui. Potete anche scegliere di non farlo, però qui comunque rimane adesivo, non è tutto, vedete, nella parte lucida è proprio adesivo. Potete applicare questi diamantini che sono un amore. Poi lo faremo insieme, così vi faccio vedere come viene. E niente, cioè voi immaginatevi una giornata comunque anche di mare, o che andate al lago, al parco. Qui mettiamo magari il nostro bancomat e il nostro telefonino, bellissimo. Mi piace tantissimo, ho scelto questo, ma ragazze ce ne sono di ogni tipo, a me piaceva questo perché l'ho pensato estivo. E invece per Crystal ho preso questo con questi colori, con le farfalline,
Ecco qui, sempre la stessa cosa con la cerniera bianca, con la catenellina e sempre diamantini. Ripeto, ci sono tanti colori. Poi ho scelto altre due cose che sono qui. Allora, vi faccio vedere subito, però come vi ho detto prima è natalizio, una cosa di Natale, perché avevo questo desiderio. E allora, le sto prendo con voi la prima volta. Allora ragazze, ho scelto questo. Voi sapete, il mio amore per il Natale e per la Disney, soprattutto per Minnie e Topolino, e quindi ho scelto questo per la camera di Crystal. Naturalmente lo vedete così, però vanno applicati i suoi brillantini, che questo cercheremo di farlo insieme con Crystal, così vi faccio vedere. E quindi qua c'è tutto l'occorrente, dove c'è la pennina, dove c'è la gommina e questo cosino in plastica. Qua ci sono tutte le spiegazioni, ma credetemi, è facilissimo. Se lo fate con i bambini, ma anche voi stessi che volete passare un pomeriggio diverso, vi volete rilassare, è bellissimo. Voi vedete la figura così, ma quando mettiamo i diamantini, ragazze, viene bellissimo, bellissimo. Vi faccio vedere, quindi, questo è quello di Crystal che ho pensato nella sua stanza, nel periodo natalizio, e invece questo è quello mio, sempre per il periodo natalizio, ho scelto questo. Ho scelto, sempre con le sue cosine, il pupazzo di neve. Immaginatevelo già fatto con i diamantini, che sarà veramente bello. Naturalmente ragazze, sul loro sito, che vi lascerò in descrizione ogni informazione possibile, troverete misure di tutti i tipi, altre decorazioni. Veramente io ho dato un'occhiata, credetemi, c'era da perdersi, perché c'erano tante cose belle, tante, da che so, magari anche qualche ritratto da salone, cose veramente belle. Andatelo a vedere, perché è un amore. Poi comunque i prezzi, ragazzi, sono veramente ottimi, veramente ve lo dico. Secondo me questi sono veramente carini anche da fare un regalino ai bambini, perché non solo ricevono una borsettina, ma ricevono anche questa cosa di creare, ecco. Ma anche a qualche amica, qualche cugina, comunque chiunque, secondo me trovo delizioso un regalo del genere. A me questa collaborazione è piaciuta tantissimo, l'ho aspettata tanto e la volevo condividere con voi. Vi lascerò tutto scritto in descrizione, qualsiasi cosa chiedetemi pure. Quindi a dopo! Allora, noi abbiamo tolto la carta, quindi qua ad esempio qua vi dà il numerino 1 e noi andremo a vedere qual è la bustina numero 1, che dovrebbe essere questa. Ecco, questa è la bustina numero 1 e questa è la 2, e quindi saranno applicate qua la 1. Ad esempio qua dice C e quindi la C sarà, eccola qui, questa qui. Ora adesso vi faccio vedere come li facciamo. Thank you.
Allora ragazze, dopo che ho finito con Cristel vado a lavare i tappeti tutti perché si è sporcato quello della cucina, quindi anche ci sono li lavo tutti. Poi passo in cucina perché mi porto avanti, ragazzi, oggi ho deciso di fare un po' di ragù e fare metà comunque di usarli in questi due giorni e l'altra metà voglio fare che la congelo per averli pronti per fare la pasta a forno. Nel frattempo faccio anche un po' di branzino per stasera. Io uso questo questa spezia che è di salamoia, che l'ho preso da MD, dove lo metto dentro e dà sapore al pesce, a noi piace di più. Quindi metto questo in forno, nel frattempo il mio sughetto si sta cucinando, eccolo qui. Preparo anche un po' di asparagi, così ho pure la verdura pronta. Ragazzi, invece vi voglio far vedere un po' la spesa che ho preso da MD, che non vi ho fatto vedere. Allora, semplicemente ho preso questi biscottini, un po' di bresaola, diciamo un po' di salumeria, tipo appunto arrosto di pollo, bresaola, questi qua che sono quelli che consumo io. Poi ho preso questo pesce, diciamo salmone grigliato, perché non c'era quello fresco, quindi ho provato questo qui, diciamo discretamente buono, non mi faceva impazzire. Un po' di uova. Il salame, ragazze, e poi ho preso questi due hamburgerini, ragazze. Poi invece vi volevo consigliare questo meraviglioso yogurt, ragazze, mi piace tantissimo, l'ho preso da MD, è uno yogurt greco bianco dove ci sono le noci e il miele, buonissimo, buono. Qua, buon pomeriggio, perché sono le 16 per me qui, oggi è martedì e finalmente sono riuscita a prendere di nuovo il telefono. Mi sono appena sistemata, ho fatto pure la ricrescita, mi sto trovando benissimo con questo colore, ve lo voglio fare vedere perché io ne ho provati di tutti i tipi, però questo è l'unico che mi dura tantissimo e soprattutto un'altra cosa bella, lo potete riusare, riutilizzare per due volte, cosa che non è mai ho trovato, quindi ora ve lo faccio vedere perché ve lo consiglio, è spettacolare. Io ho fatto solo la ricrescita, possiamo anche fare tutto, però io in realtà a me serve soltanto per la ricrescita, ve lo faccio vedere. Ve lo faccio vedere subito, eccolo qui, perché lo metto di qua. E questo, Nathan, mio figlio che fa tutte cose, Nathan. Ragazzi, vi dicevo, è questo qui, io prendo per adesso il nero ebano, mi sto trovando benissimo, non riesco a... Purtroppo non si riesce a vedere. Sì, amore, adesso usciamo. Io mi sto trovando benissimo con questa qui. Io avevo provato questa marca, sempre della colorazione, ma non funzionava come questo qui. Mi piace perché appunto lo posso usare. Ottimo. Sì, lo abbiamo capito che vuoi uscire, amore. Vai a prendere i calzini. Che sguardo, ma stiamo scherzando. Vabbè, ragazze, sì, prendi i calzini. Quindi vi stavo dicendo, mi piace perché lo posso usare due volte, ma soprattutto è la prima volta che trovo un prodotto che me lo fa durare tantissimo, perché tutti quelli che io ho sempre fatto purtroppo svanisce subito, mi dura meno di due settimane, invece questo mi sta durando un po' di più. E niente ragazzi, ve lo volevo consigliare. Adesso volevo non scendere, però poi ho visto che è sputato un po' il sole, ho detto ne approfitto, anche perché voglio prendere due cosine che mi servono per giovedì. Dimmi Nata, non trovi i calzini? I calzini li hai lasciati dove c'è il divano? Stavo dicendo, devo prendere due cosine perché giovedì andiamo a Gardaland finalmente, siccome appunto mio marito è libero, fanno questo ponte, io noi ne approfittiamo per andare a Gardaland. Ah, hai cambiato scarpe? Niente, in altra quando vuole uscire, vuole uscire. Ah, che schifo, amore, non me lo mettere qua. Vabbè ragazzi, è impossibile parlare, vediamo come se dopo qui, vediamo se riesco a parlare, mi sono pure cambiata così almeno sono pronta. Allora, stavo dicendo che quindi sto scendendo un attimino, a parte che portiamo un attimino i bimbi al parco perché hanno proprio voglia di uscire. Niente, non si può parlare neanche ora. Dimmi amore mio,
lo so, c'è la pubblicità. E quindi vado a prendere qualcosina che mi serve per Gardaland. E quindi andrò un po' in giro, vediamo. Penso che andrò qui sotto vicino da me, anche perché non è che è tardi, non mi vado... Cioè, non vado qua sotto, ecco qui. E basta, ragazze. Invece vi volevo dire che la dieta, perché alcune di voi me l'avete chiesto, allora in realtà io mi sto mantenendo, cioè sto mangiando un pochettino meglio, più sano, e in alcune cose le ho limitate. Ad esempio le bevande gassate io non ne bevo proprio, alcol non ne sto bevendo. Cioè anche quel bicchierino di birra lo sto evitando, non lo bevo. Ho eliminato anche i dolci, al massimo la mattina mangio soltanto due biscottini, quelli integrali o saraceno, perché io proprio, ragazze, la mattina i biscotti io li amo, quindi quelli ci sono sempre, come dolci ad esempio lo yogurt greco col miele, che mi piace tantissimo. E poi vi volevo dire che sto mangiando comunque più sano e sono riuscita a perdere sui 3 kg, quasi diciamo 4 kg, non proprio perché è a giornata, cioè, dipende poi come vanno le giornate, vedo quel chiletto in più, grammi più veramente, quasi 4 kg diciamo, ecco, non so se mi sono spiegata, però sapete che ci dovremmo pesare una volta alla settimana, ma io alla fissa mi vado a pesare ogni giorno. Ma non si fa. Comunque, però, sta funzionando, sono contenta, mi sento un pochettino più sgonfia, sto assolutamente meglio, non mi sento piena. Tra questo ho aggiunto anche qualche esercizio. Niente di che, perché vi devo dire che io sono molto pigra su questo. E quindi... però qualcosina lo faccio. Infatti oggi non mi sto allenando, non sto facendo niente, però ne approfitto che andrò a fare una passeggiata, magari a passo più veloce, ecco, mentre Cristel è con la bici. Va bene, ragazze, mi sono persa in chiacchiera, quindi ci vediamo tra un poco. Dimmi. Mamma. Dimmi. Cosa vuoi, maschio? Nanna. Nanna.